sono usciti dei dati drammatici relativi alla povertà e all'esclusione sociale nel nostro paese. Secondo l'Istat, il 28,7% degli italiani appunto è a rischio povertà e questa percentuale sale fino al 46,4% al sud, ovvero al sud un italiano su due è a rischio povertà. Ecco, dovete sapere, ora io sto alla Camera dei Deputati e alla Camera c'è il transatlantico, che è il corridoio, diciamo, dal quale si accede alla Camera stessa, all'Aula. In questo corridoio si riuniscono i politici, soprattutto quelli del Partito Democratico, e fanno dei piccoli gruppetti, li chiamano capannelli. Ecco, stanno discutendo ormai dal referendum di riforma della legge elettorale, che cosa fare per contrastare il Movimento 5 Stelle, qual è la legge migliore per andare contro il Movimento 5 Stelle perché altrimenti perdiamo. Cioè, per questi personaggi il nemico non è la povertà o l'esclusione sociale, no, il nemico è il Movimento 5 Stelle. E noi dovremmo sederci al tavolo, ripeto, con questi bari, ma stiamo scherzando. Ma pensiamo un attimo a quel che è avvenuto in questi 3 anni. Hanno rieletto Napolitano per la seconda volta per bloccare il cambiamento e Napolitano ha sancito il governo dell'inciuscio, cioè Berlusconi, Alfano, Verdini con il Partito Democratico. Hanno bloccato il paese con delle riforme costituzionali che sono state rigettate perché la maggior parte dei cittadini italiani ha capito che non esiste, che non gli possiamo consentire di privarci del diritto al voto e trasformarlo in un privilegio da garantire alla classe politica. Hanno fatto una legge elettorale per superare il porcellum incostituzionale e si pronuncerà sull'Italicum la Corte Costituzionale a breve e molto probabilmente la dichiarerà in parti incostituzionali. Questi personaggi dovrebbero sparire dalla faccia politica perché hanno bloccato un paese su delle riforme bocciate e hanno fatto una legge elettorale, loro se la sono votata perché per noi è sempre stata incostituzionale e probabilmente verrà dichiarata incostituzionale dalla Consulta a breve. Ora noi vogliamo risolvere questi problemi, a cominciare dal problema relativo alla povertà, all'esclusione sociale nel nostro paese, perché è una tragedia se un italiano su due al sud è appunto a rischio povertà, e lo possiamo fare soltanto applicando il reddito di cittadinanza, che è la nostra manovra economica. Ma questo Parlamento non la voterà mai questa legge, perché è il Parlamento che ha la maggioranza del Partito Democratico, che purtroppo ha anche avallato, ricorderete le parole di De Luca, il voto clientelare, il voto di scambio, la frittura di pescecrazia. Renzi ha detto fate come De Luca, fate come De Luca. È evidente che il reddito di cittadinanza sconfiggerebbe anche questo cancro, il voto di scambio, il voto clientelare che c'è in Italia. Noi vogliamo andare al voto il prima possibile, con la legge elettorale che uscirà appunto dopo che la Corte Costituzionale avrà fatto i suoi rilievi in merito all'Italicum, ma non ci sediamo a tavoli, facciamo tavoli estenuanti con questi partiti politici che non hanno minimamente l'interesse appunto di risolvere i problemi reali del popolo italiano. Vi ridò questi dati e mi dovete dire se non facciamo bene noi a pensare ad altro, a pensare appunto alle nostre proposte utili per la collettività, per le piccole e medie imprese. Il 28,7% degli italiani è a rischio povertà ed esclusione sociale. Oggi i politici, quelli che in giro dicono nelle campagne elettorali che fanno le migliori proposte per il popolo italiano, sono tutti concentrati esclusivamente nell'analisi di quale potrebbe essere la migliore legge elettorale contro il Movimento 5 Stelle, un anti-5 Stellum. Per loro il nemico, ripeto, non è la disoccupazione, la povertà, le imprese che chiudono, ma il Movimento 5 Stelle. È per quello che noi vogliamo andare al voto il prima possibile, per uscire, qualora i cittadini italiani dovessero decidere, appunto ad andare al governo del paese, passando per un voto legittimo appunto del popolo italiano, sperando poi, qualora riuscissimo appunto a governare il paese, finalmente di far approvare queste leggi realmente utili per il popolo italiano, su tutte, il reddito di cittadinanza.